Il 2015 è stato un anno difficile per il settore dell'offshore ravennate. Da una parte il basso prezzo del petrolio ha provocato la mancanza di nuovi investimenti da parte delle compagnie straniere e dall'altra la campagna contro le perforazioni in Adriatico sembra aver ottenuto nella legge di stabilità il vincolo delle 12 miglia. Conseguenza diretta di tutto ciò solo nel nostro territorio potrebbe essere la perdita di migliaia di posti di lavoro in pochi mesi. Per fare un bilancio della situazione attuale e un quadro futuro, questa mattina la Camera di Commercio, Franco Nanni, presidente del Roca, ha promosso un incontro a cui hanno preso parte circa una sessantina di imprenditori ravennati del settore dell'offshore e delle attività legate all'indotto. Nel 2015 c'è stata una diminuzione dell'occupazione nel settore dell'oil and gas abbastanza sensibile e si è tentato di fare una proiezione di quello che potrà succedere se si andrà avanti con la legge di stabilità, con le restrizioni che vengono fuori appunto dalla legge di stabilità, dove il dato è molto allarmante perché si risulta che si potrebbero essere dai 2.300 ai 2.500 persone che entro il giugno del 2016 perderebbero il posto di lavoro. Si immagini che da 6.300 ogni dipendente nel 2015 si passerebbe a poco più di 4.000. Quindi. E da questi dati manca il personale dell'Eni che probabilmente la via della Ravenna andrà in altri parti, però non c'è un licenziamento, però vengono a mancare dalla Ravenna. Eh sì, la situazione è questa, è abbastanza preoccupante, si prenderanno adesso delle iniziative cercando di sensibilizzare un po' l'opinione politica su questa crisi che si sta creando nel settore. Senta, tra le cose di cui avrete sicuramente parlato c'è anche il famoso limite delle 12 miglia. È quello che potrebbe portare la diminuzione di personale nel 2016. Nel 2016 e poi anche negli anni successivi. Quello è la parte più allarmante perché su quello che è la crisi petrolifera, cioè causata dal prezzo basso del petrolio, non ci possiamo fare niente, quindi ci dobbiamo adattare, ma per lo che è però l'attività domestica del lavoro in Italia, quello è c'è da preoccupare, perché tra l'altro l'Eni avrebbe anche intenzione di proseguire la sua attività in Adriatico, quindi come stiamo parlando di gas e non di olio, quindi il gas non ha subito il tracollo che ha subito l'olio. Altre azioni che avete in mente di poter portare avanti ci sono? Ma sì, ancora non è stato deciso niente, adesso si dovranno svegliare anche i sindacati, si dovranno svegliare anche le altre forze locali. A Ravenna abbiamo una cinquantina di aziende che sono tecnologicamente valide, hanno un'esperienza, una capacità che a livello europeo che di punti in bianco viene a crollare, quindi viene a crollare proprio un settore che è abbastanza importante per Ravenna.